Vorrei approfittare di questa ennesima pausa di attesa in aeroporto per condividere un altro pensiero dedicato a tutte le persone che in questo momento sono impegnate in un viaggio di miglioramento della propria leadership. E questa riflessione è venuta non da un'esperienza diretta in azienda, ma ieri sera ho terminato un percorso che ho realizzato pro bono per gli insegnanti, in cui ho condiviso le stesse tecniche, gli stessi principi del gioco interiore che condivido normalmente nei contesti organizzativi. Ho deciso di fare questo esperimento dovendo realizzare e volendo realizzare un'attività pro bono. Ho pensato al target degli insegnanti, semplicemente perché sono persone che nel momento in cui fanno loro un passaggio di crescita e portano nella loro vita personale un cambiamento, questa cosa indirettamente attraverso il loro comportamento si può riflettere su decine di altre persone che sono i loro studenti. Quindi ho pensato che potesse essere un bel investimento. Ieri sera appunto abbiamo fatto l'appuntamento conclusivo in cui le persone hanno avuto l'opportunità anche di condividere che cosa sta succedendo nella loro vita nelle ultime 2 o 3 settimane dal penultimo incontro. E io sono rimasto sinceramente sorpreso dall'intensità di questi miglioramenti. Ho iniziato questo percorso che era in 5 appuntamenti serali, online, senza troppe aspettative, e invece le persone hanno portato dei miglioramenti veramente significativi. E riflettendo sui fattori che hanno concesso alle persone di avere, che hanno permesso alle persone di avere questi miglioramenti, ho messo l'attenzione su 3 aspetti che non dipendono dal percorso che hanno fatto con me, ma dipendono dalla loro attitudine con cui hanno affrontato questo percorso. E questi 3 fattori sono validi per tutti, anche per chi ricopre una posizione di leadership in azienda, perché fondamentalmente il gioco interiore lavora sulla dimensione umana e noi siamo umani indipendentemente dal ruolo che ricopriamo. Il primo fattore è l'umiltà. Quando una persona arriva a dire mi sono accorta, prendendo consapevolezza, che quel comportamento che io facevo e pensavo fosse il riflesso del fatto che sono una buona persona, in realtà inconsciamente l'ho messo in atto per avere un tornaconto, per essere vista, per essere... No, questo era un po' il discorso che è stato riportato. E questo è un grande passaggio perché ti permette di mettere a fuoco qual è il punto vulnerabile dentro di te. E solo con questo passaggio poi tu puoi in qualche modo arrivare a cambiarlo, a modificarlo, a potenziarlo. E questo è possibile solo se c'è dentro un atteggiamento umile, no? La disponibilità ad ammettere la propria vulnerabilità. Possiamo dire che il punto più grande di forza che noi abbiamo nel gioco interiore è la disponibilità a ammettere la nostra vulnerabilità, una sorta di paradosso. Il secondo punto che è legato a questo è il coraggio. Chi affronta il gioco interiore si porta a casa risultati straordinari a patto che abbia coraggio. Perché? Perché in questo percorso andiamo a contattare delle parti di noi che per difesa, ed è anche questo è normalissimo, abbiamo imparato ad anestetizzare. Quindi durante questo percorso torniamo a sentire delle sensazioni che a volte sono pesanti, a volte sono dolorose, no? E per questo serve coraggio. E la terza caratteristica è una bella dose di curiosità. Un po' come un bambino, no? Che è curioso di esplorare nuovi territori. Questo è essenziale e aiuta sicuramente, anche supporta le altre 2 attitudini, l'umiltà e il coraggio, no? Perché c'è questa disponibilità ad andare oltre quelli che sono i territori conosciuti. E noi sappiamo che non ci può essere alcuna crescita se non siamo disponibili in qualche modo ad andare al di fuori di quelli che sono i nostri schemi acquisiti, schemi automatici. Non c'è neuroplasticità, no? se non creiamo qualcosa di nuovo. Quindi non è per tutti il gioco interiore e effettivamente l'esperienza di ieri sera mi ha fatto riflettere su come anche nei contesti di leadership non importa l'età che un leader ha, non importa l'esperienza, la quantità di skill, quante conoscenze ha, psicologiche, eccetera, ma sono questi 3 fattori, l'umiltà, il coraggio e la curiosità, che fanno tutta la differenza.